giovanile, ma verranno più tardi perché sono impegnati per una seduta di allenamento qui al Celeste. Ecco, i ragazzi stanno preparandosi per la foto di squadra. Si avvicina qui al microfono perché vogliamo l'attenzione di tutti per iniziare il rito di benedizione di questo impianto sportivo. Abbiamo con noi anche la presenza del direttore della Caritas diocesana, padre Tanino Tripodo, che è stato sempre vicino con il sostegno e supporto non solo economico ma anche morale, quando eravamo anche un po' sfiduciati. Abbiamo le forze dell'ordine, i carabinieri, che rappresentano davvero una mano solidale in questo quartiere per aiutarci, collaborare con noi, ma loro sono in prima linea più di noi per le strade. Loro mettono in pratica l'orientamento del Papa, uscire, andare alle periferie, loro già ci sono continuamente per le strade del nostro quartiere. Beh, ringraziare tutti, poi lo farà padre Arcangelo. Intanto, allora, se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto. Allora ci vogliamo portare tutti nel campo, vi dispiace? Bene, allora andiamo tutti lì, così iniziamo nel campo la benedizione. Intanto salutiamo il dottor Marco Ferlazzo, che è venuto qui tra noi, ben arrivato. Così pure la dottoressa Maria Grazia Giacobbe dello IACP e il nostro ingegnere Achille D'Arrigo. Ci portiamo nel campo, grazie. Polispecialistico COT, dottor Marco Ferlazzo, commissario straordinario della IACP, dottoressa ingegnere Venerandolo Conte, dirigente IACP, la dottoressa Maria Grazia Giacobbe, direttore tecnico IACP, ingegnere Achille D'Arrigo, dirigente ACR di Messina e la rappresentanza dei calciatori, l'architetto Gustavo Lampi della Forestale, vedete le piantine che domani devo annaffiare, l'architetto Aveni dell'azienda Foreste, Messina Ambiente, dottor Roberto Girolamo, Messina Ambiente signor Antonio D'Amato, presidente di Lega Ambiente dei Peloritani, dottor Dino Di Leo, segretario di Lega Ambiente dei Peloritani, dottor Giovanni D'Arrigo, componente direttivo Sicilia Lega Ambiente, ingegnere Enzo Colavecchio, l'ambiente dei Peloritani, dottor Aldo Crimi, dirigente scolastico istituto comprensivo Albino Luciani, professoressa Maria Grazia Patanè, dirigente scolastico istituto comprensivo Giovanni XXIII, professoressa Caterina Celeste, referente responsabile del plesso Nino Ferraù, professoressa Adele Fioralba, GOZ gruppo operativo di zona, ingegner Carlo Franciò, professor Angelo Costa, dottor Gino Sancetta, dottoressa Letizia Guglielmo, professoressa Tiziana Fazio, professoressa Concetta Isolino, professoressa Pina De Domenico, dirigente Lela, dottoressa Anna Garufi, capitano della compagnia Messina Sud, capitano Leoncini, capitano stazione Carabinieri Bordonaro, maresciallo Munafò, e il nostro geometra Santino Caravella. Per intanto, per queste prime persone, un bel applauso. Grazie di cuore, di cuore. Le ditte esecutrici dei lavori, ditta Alfa Luisa e RR Costruzione di Annunziata Santa Maria, sponsor magliette Filippo Barca Immobiliare, giochi per i bambini, direttore della Cassa Edile di Messina, ingegner Guido Petraroli, presidente della Cassa Edile, dottor Giuseppe Lupò, contributi di Università di Messina, Carita Diocesana Messina, COT, Opera Don Guanella, Ordine dei Farmacisti, Ordine dei Geometri, Cooperatori di Roma, Bari, Alborobello e Cosenza, Cooperatori Guanelliani, i bambini di Prima Comunione San Pio X, il laboratorio artigianale dell'oratorio, le famiglie Mariotti, Russo, Savocà, Chavez de Capizzi e Carmelo Guerrera. E mi perdonate se ho dimenticato qualcuno, davvero sono stati proprio tanti, tante persone ad aiutarci, davvero. Santissima provvidenza di Dio, provvedeteci voi. Oggi già un anno fa, tre anni fa,
il Santo Padre Benedetto XVI, ecco, canonizzava San Luigi Guanella. Domani è la sua festa, siete tutti invitati a pregare, cioè tutti insieme ancora una volta ringraziamo Dio per il dono di San Luigi Guanella. Davvero, fidatevi delle mie parole, un uomo, un santo come San Luigi Guanella, solo Dio ce lo poteva donare, solo la divina provvidenza poteva donarlo a questa nostra Italia e a tutto il mondo. Viva San Luigi Guanella!